Ciao a tutti, sono Riccardo Fioravanti e sono qui per presentarvi il nuovo basso Tribe. È il mio modello ed è il Flower P3 Signature. Per il corpo ho pensato a una forma molto classica e molto comoda, quella che io ritengo appunto la più ergonomica in assoluto, ed è leggermente assottigliato, lo spessore è di 38 mm in modo che sia ancora più facilmente indossabile. Il materiale è il classico alder, cioè lontano, e questo lo rende molto leggero. La grande particolarità di questo basso sta nei pick-up, perché come vedete sono tre split coil, uno al ponte, uno centrale nella classica posizione e uno al manico. E questa è la vera novità. Sono tre split coil che difficilmente, anzi, non si sono mai visti tutti e tre assieme in natura, ed è stata appunto una mia idea per avere un suono molto molto vario. Abbiamo un selettore a 5 posizioni, la cui posizione in alto è dedicata al pick-up al manico. La posizione centrale è dedicata al pick-up che sta in mezzo, quello classico, diciamo. E la posizione invece estrema verso il basso è dedicata al pick-up al ponte. Poi abbiamo due posizioni intermedie, una fra questi due pick-up, chiameremo la seconda posizione, che utilizza tutti questi due pick-up, i due suoni di questi due pick-up, e poi un'altra posizione intermedia fra questi due pick-up, che chiameremo 4, è il suono del pick-up centrale e del pick-up al manico insieme. Questo mi consente di avere a disposizione tutte le sonorità di cui ho bisogno, sia quando sono live e forse soprattutto quando sono in studio, perché in pratica è come se avessi 5 bassi in uno. Parliamo adesso dell'elettronica, che è molto semplice perché questo è uno strumento passivo, per cui funziona senza pila e senza preamplificatore interno. Anche perché non ne ha bisogno, avendo dei pick-up talmente potenti che davvero sopperiscono a qualsiasi tipo di preamplificatore. Abbiamo semplicemente un volume generale e un tono, per cui tono aperto o tono chiuso e tutte le cose intermedie. Questo basta a garantire, insieme al selettore, insieme ai pick-up, veramente una gamma di suoni impressionante, che è quello che serve a me per lavorare. Il manico è il classico shape di Tribe e l'ho adottato perché davvero le misure sono per me perfette, in quanto è abbastanza stretto qui in alto, molto confortevole, ed è poco spesso anche qui dietro, per cui davvero permette di avere sempre una posizione non affaticata sulla mano sinistra. È tutto in acero. Sia il manico che la tastiera sono in acero. Il capotasto è in grafite della Graphtec, ha un trasodo interno naturalmente e ha due barre in grafite per rendere lo strumento ancora più stabile. Un'altra particolarità è che ha classicamente 20 tasti. Secondo me bastano e avanzano. La paletta, anche questa è la classica paletta Tribe che mi piace tantissimo. E le meccaniche sono le ultralight di Tribe, anche queste garantiscono un peso molto ridotto della paletta e un miglior bilanciamento dello strumento. E ora parliamo del suono dei pick-up. Con il selettore nella posizione più bassa abbiamo solamente i pick-up al ponte. Sentiamolo col tono completamente aperto. Chiuso a metà. È completamente chiuso. Passiamo alla posizione intermedia fra il pick-up al ponte e il pick-up centrale. Tono completamente aperto.
Tono mezzo aperto. E tono completamente chiuso. Adesso passiamo al classico pickup centrale. Tono tutto aperto. Tono mezzo chiuso. Ora incominciamo a andare verso il manico, per cui posizione intermedia fra pickup centrale e pickup al manico. Tono tutto aperto. Tono mezzo chiuso. E tono completamente chiuso. E passiamo al pick up che a me interessa di più per il tipo di musica che faccio, cioè il pick up al manico. Sentiamolo completamente aperto. Mezzo chiuso. E tono completamente chiuso. Una cosa che ci tengo a dire è che sto usando delle corde molto, ma molto particolari. Infatti sono corde black nylon, cioè corde, diciamo, d'acciaio rivestite in nylon, e soprattutto sono molto grosse perché lo spessore è 65-115, per cui non sono corde che chiaramente usano tutti. Io le uso e le amo molto perché suono molto jazz, comunque il suono deve essere molto contrabbassoso, e infatti è anche uno dei motivi per cui uso tanto, oltre al pick up centrale, il pick up al manico. Però è chiaro che usando altri tipi di corde, già solamente con delle flat ma in acciaio o in cromo, diciamo lisce in metallo, il suono cambia radicalmente, e cambia ancora di più se voi usate delle corde ruvide nickel, molto adatte al lavoro in studio ad esempio, oppure delle corde d'acciaio ruvide,
quelle non sono ancora più squillanti, ancora più brillanti, sono molto adatte per chi fa rock, per chi usa il plettro, ma anche per chi suona magari fusion o funk o altri tipi di musica. Per cui davvero quello è il gusto personale. Io uso queste e sentite questo suono, ma davvero il suono può cambiare molto e diventare ancora più moderno e meno vintage utilizzando delle corde adatte. Come avete sentito e come vi ho spiegato, questo basso ha veramente una valanga di soluzioni diverse, perché abbiamo un selettore a 5 posizioni, col tono possiamo intervenire su 3 sonorità praticamente diverse, per cui diventano già praticamente 15 suoni diversi, e in più abbiamo anche la possibilità di montare corde diverse, per cui con 4 mute di corde diverse, dalle nylon alle flat alle nickel all'acciaio, abbiamo addirittura altre 4 combinazioni, per cui in tutto abbiamo 60 suoni diversi possibili con questo strumento. È uno strumento che io ritengo utile veramente per il nostro lavoro, e oltre che per il nostro piacere, chiaramente, il poter avere veramente tanti strumenti in uno strumento solo, con un suonone bello, grosso e poderoso. Con questo vi lascio, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo basso Tribe, che non sarà fra neanche tantissimo tempo.